We cannot accept discrimination against people of color, against LGBTIQ people, or any sort of discrimination. If we want to be faithful to the values that inspired your parents and grandparents, the heroes of the resistance, then we must make those values live in the present day. Mio padre non è più tornato a casa e che si è saputo solo alla fine della guerra. È stato riconosciuto perché aveva una mia lettera nascosta sulla giacca, nell'intercapedine della spalla. E questa è stata. Oggi c'è stata questa commemorazione, come l'ha vista? Beh, era giusta, era doverosa, perché questa gente ha veramente sacrificato la vita. Beh, mio padre aveva 43 anni, era giovane. E perché fu internato qui? Beh, perché lui era un ufficiale dell'esercito, era dei lancieri di Novara, aveva fatto la guerra del Cisir in Russia, la guerra di Russia, ed era ritornato con la più alta onorificenza tedesca, la croce di guerra tedesca. E lui diceva sempre, questo è stato un colpo di fortuna, perché loro avevano, in tempo di guerra, erano i lancieri, però avevano dei carri armati, che erano delle scatolette proprio, e lui con queste avevano conquistato Stalino in Russia. E ogni giorno dovevano provvedere al cibo, e uno dei carri armati di queste scatolette andava per le isbe, le famose isbe russe, a cercare qualcosa da mangiare per gli altri. Quel giorno è toccata a lui, a un certo momento da un'altura ha visto una centinaia di russi che spuntavano. Allora con la mitragliatrice ha fatto sparare non sugli uomini, sulla terra, e così questi hanno pensato che erano intici, hanno alzato le mani e li ha portati prigionieri, e così ha avuto sta croce. Poi quando è stato l'8 settembre, la sua caserma non si è arresa ai tedeschi. E quando si sono arresi, a un certo momento c'era un maresciallo tedesco che lo aveva riconosciuto, perché aveva fatto la guerra con lui in Russia. Dice, lei che fa qua? Che faccio? Dice, la famiglia lo sa, come fa a saperlo? Io la faccio andare, però lei mi dà la sua parola d'onore che ritorna. Lui gliel'ha data, l'ha messo in un sacco e l'ha fatto uscire nelle fogne. Pensi un po' la puzza che aveva mio padre. Ecco, è arrivata a casa, ci ha salutato e poi dice, io vado, dove? Mi vado, ho dato la mia parola d'onore. Ma che parola d'onore, papà? Lascia perdere. E così è rimasta a casa. È rimasta a casa e poi è andato con i partigiani. Lui è un fratello, Antonio. Un giorno è tornato a casa, era la vigilia di Pasqua, viene a casa, dopo 5 minuti, bussano, erano i carabinieri, avevano messo sotto controllo la casa. Prima l'hanno portato a San Vittore, che era carcere politico, e poi da lì è venuto qui a Fossoli. A Fossoli, assieme al fratello, quello che è stato poi a Mauthausen. Il fratello è stato mandato a Mauthausen una settimana prima. Dopo una settimana c'è stato un attentato con 7 ufficiali tedeschi uccisi, 70 italiani. E li hanno presi, hanno fatto la decimazione ed è toccato anche a mio padre. No,
No, anche perché mio fratello è morto nelle fosse ardeatine a Roma, anche lui 40, cos'era, 35, 30 tedeschi uccisi e 300 rappresaglia, esatto, lui aveva 19 anni, è stato a Via Tasso per 18 giorni. Mi è venuto in mente che noi ci siamo conosciuti in treno a Bologna e la notte tra il 5 e il 6 luglio io tornavo dalle vacanze, lui dal matrimonio del fratello che viveva a Verona e secondo me Piero è morto a marzo del 44, il nonno è morto come oggi di luglio, per me lassù si sono incontrati, ci hanno tenuto d'occhio e poi ci hanno fatto incontrare.